Ogni riva d'epoca rappresenta un capitolo di una storia lunga oltre 170 anni. Io sono Romano Bellini ed oggi ve la racconterò. Questo è Inside the River Collection. Buongiorno, oggi vi presento il Riva Scoiattolo. Una delle prime imbarcazioni da turismo, è la barca del 1957, è la numero 122 su 137 modelli costruiti. È uno dei rari Riva con motore fuori bordo, monta nella fattispecie un Johnson da 35 cavalli, anch'esso dell'epoca. Questa è nata proprio come imbarcazione da turismo, lo si evince dalla disposizione dei sedili, che abbassando lo schienale del sedile pilota diventa prendisole, ed è molto particolare. Anche di queste ce ne sono veramente pochissime rimaste al mondo. È simpatico notare sul cruscotto questa targhetta Riva, originale dell'epoca, dove c'è scritto cantiere Riva Sarnico, telefono numero 2. Vi racconto un veloce aneddoto. Mi ricordo che quando la vide l'ingegner Riva, gli chiesi chi aveva a Sarnico il telefono numero 1 e lui mi disse che non ricordava se erano i carabinieri o l'ospedale. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al canale e soprattutto a venire a visitare la collezione.